Questo qui è l'onorevole Ludovico Comella, assessore all'urbanistica della città, nonché braccio destro del sindaco. Pare che abbia venduto degli appalti all'Andrangheta. Ciao ragazzi! Benvenuti nella mia diretta. Oggi sono in appostamento con mio partner per una storia di mazzette. Politici corrotti! Nick? Sì? Spegni qualcosa. No, dai, un attimo. Ho detto spegni qualcosa. Ma dai, sto lavoro è una noia, questo appostamento, non succede mai niente. Almeno facciamo vedere alla gente comune come lavoriamo. Nick, io devo parlarti di una cosa e tu stai sempre su quel cazzo di Facebook. Vabbè, allora, dimmi. Ho un problema. Che è successo? Ho un problema, Nick. Che problema? Un problema grosso. Dimmi, che è successo adesso? Mia madre. Sta male? No, mi rompe i coglioni, cazzo. Mi chiama tutti i giorni. Dice che faccio un lavoro troppo pericoloso. Sta lì che mi chiama e dice: guarda che se vuoi vengo io a darti una mano. Al posto tuo, hai capito? Al posto tuo vorrebbe venire. Dice no, perché voi con Nick non sapete mai poteste Tom, rendervi... Tom, glielo devi dire! Non sei più un bambino! Hai 35 anni, quasi 50! Devi crescere! Chiamala e diglielo! Hai capito? Vabbè, dopo la chiamo, dai. No, adesso la devi chiamare! Dopo. Tom, guardami! Guardami! La sincerità prima di tutto! Ti fidi di me? Ti fidi di me? Chiamala! Veramente, Tom, chiamala e diglielo. Ok, la chiamo. Ehi, carico. Carico. Tutto. Tutto. Ok, la chiamo. Carico. Carico. Sta chiamando, eh? Squilla. Dai. Mamma? Ciao, sì. No, sì, tutto bene, grazie. Sì, sono qui con Nick. Sì, no, mamma, ascoltami. No, non devi venire qua. Senti, tu non puoi starmi sempre col fiato sul collo. Cazzo, ho 35 anni, quasi 50, mamma. Ok, ho capito. Sì, tu sei mia mamma, sì, ma pronto? Io... No, me la so cavare benissimo da solo, cazzo. Cosa? Me la so cavare benissimo Cosa? Da solo. E tu la devi smettere di trattarmi come un bambino. Tom, sono al telefono con mia madre, è importante, cazzo. Tom! Mamma, Tom. Una chiamata di lavoro importante. Aspetta un attimo, un secondo, aspetta. Pronto? Ehi, mami, ciao, sì. Sì. No, tutto bene. Abbiamo mangiato, sì, grazie. Sì. No, è il pranzo che mi ha preparato questa mattina, sì. E cosa ti dà fastidio il fumo, Nick? Dovresti iniziare a fumare invece, perché lo fanno tutti. Tutti fumano e tutti bevono. E tutti sanno che in città fumo e alcol hanno un solo padrone. E allora, chi è il padrone? Il padrone? Al Capone. Il padrone? Al Capone. Il padrone? Al Capone. Hai fatto la rima, ma sei un poeta! Il padrone? Al Capone. Il padrone al Capone. Al Capone. Al Capone. Hai detto al Capone? Al Capone. E non urlare. Ma noi stiamo sorvegliando uno dei gangster più pericolosi al mondo. Quello se ci becca ci fa diventare dei piloni di cemento con le scarpe. Andiamo via, Tom. Sei un falso detective. Sei solo chiacchiere e distintivo. Solo chiacchiere e distintivo. Solo chiacchiere e distintivo. Ma che cazzo dici che non sono neanche il distintivo? Sono una fottuta paura. Non voglio diventare un pilone. Diventeremo dei piloni solo se non la smetti di agitarti. Cosa c'è? Vuoi farci scoprire? Vuoi farci scoprire, Nick? No, bravo. E allora prendi questa. La tua migliore amica, Nick. Pronto? No, mamma, non ho tempo. Non ho tempo. Sono sulle tracce del latitante più pericoloso del mondo, mamma. Mamma, se lo becco mi danno una medaglia. Anzi, lo sai che ti dico? Tu sarai orgogliosa di me perché divento capo della polizia, mamma. Mamma, ho detto che non torno. Ma poi secondo te Jimmy Malone, John McClane, l'ispettore Callaghan, Jessica Fletcher mangiavano mentre erano al lavoro? Mangiavano, mamma!
Io sto seguendo Al Capone, cosa me ne importa a me di mangiare? Signora, le porti pure qui se vuole. Fatti i cazzi tuoi. Mamma, ho detto fai pure come vuoi, però secondo me non è... D'accordo, mamma, d'accordo. Sei contento, Nick? Almeno se dovrò diventare un pilone, avrò la pancia piena. L'hanno con noi. Ci siamo, Nick. Stai calmo, ricordi che siamo dei duri, cazzo. No. Sto cagando addosso. Punta a sparare. No, sto cagando addosso. Punta a sparare. No. Pronto? No. Ora! Non è successo niente, mi è partito un colpo fuori Nick, ma finestrino. Che cazzo fai? Ma come cazzo è sensibile? Nick! Ma sei impazzito, Nick! Ma non è successo. Poteva succedere un casino, pensa se ammazzavi qualcuno, no. Cazzo! Eh sì. Pensa. Tom, ma non puoi essere sempre così incazzato col mondo. Ormai è come se fossimo sbirri veri. Vedrai che la nostra agenzia investigativa diventerà grande come la CIA. La che? La CIA. Eh? La CIA, la CIA. Ah, la CIA. La CIA. La CIA. Che cosa abbiamo? Allora, si chiama Daniela Giusti, 35 anni. Suo marito Alfio Alvisi da qualche tempo sembra se la faccia con una collega di lavoro, nonché amica della moglie stessa. Quindi tradita due volte, dal marito e dall'amica. Sì, va bene. Un altro caso di infedeltà. Oggi che è il nostro giorno libero, oggi che io me ne potevo stare sdraiato sul divano tutto il giorno a non far niente. Ma sì, dai, è un'amica di mia madre, facciamo un favore, dai. E poi c'è un sacco di money, così ci riempiamo le pockets. Le che? Le pockets. Le che? Le pockets, le tasche. Le tasche. Buongiorno. Non ci siamo. È il tuo primo giorno e già sei in ritardo. Sì, lo so, ma... Ma niente. In questo lavoro la puntualità è tutto. Questo è vero, però... Però è sbagliato, punto. Però se avessi... Se avessi niente, basta. Ma chi è questo? Sono il nuovo stagista, piacere. Stagista? Che c'entra lo stagista? Come che c'entra? Se qualcuno deve coprire le spalle, se c'è bisogno di rispondere al telefono, se ci sono da comprare dei panini da bere, per gli appostamenti, ci sono io. Ma sono cose che faccio io. Appunto. Non vorrei sostituirmi con questo... Stagista. Il suo contratto è conveniente, Nick. Risparmieremo un sacco di soldi e avremo un aiuto. Sono uno stagista. E poi è disposto a fare qualsiasi cosa io gli dica. Sono uno stagista. Inoltre non ha ferie, malattie e permessi. No, sono uno stagista. E poi se volesse licenziarmi perché si stanca, non c'è problema, mi lascia a casa. Beh, è uno stagista. Comunque, Tom, questo mestiere è difficile. Mi rompi sempre le palle che non sono adatto e poi ti prendi questo. Stagista. No, non si può. Io capisco che costa poco, ma non dobbiamo fidarci. Non possiamo fidarci. Potrebbe essere pericoloso mandarlo a prenderci panini, bibite, quelle cose. Magari ci avvelena. Mi è venuta fame. Avrei proprio voglia di un pacchetto di caramelle. Eccolo! Anzi, no, più un pacchetto di patatine. Eccolo! Mica ti ricordi quei panini che mi piacciono tanto? Eccolo! E lo sai con cosa lo accompagnerei? Con una bella bottiglia di vino! Eccola! E lo sai che farei intanto? Mi guarderei un film e quindi ho proprio bisogno di una televisione, Nick. Eccola! Sì, vabbè, allora io vorrei una Lamborghini. Eccola! Hai visto? Questo stagista è veramente efficiente nonostante la sua età. Beh, nonostante l'età, ho solo 40 anni, eh. Senti, ma tu non c'hai una casa, una famiglia, un figlio, un cane? Ce l'avevo, ma la vita mi ha remato contro. Mia moglie mi ha lasciato, mio figlio mi ha ripudiato e il cane della mia ex continua a pisciarmi tutte le mattine sullo zerbino di casa. Mazza che vita de merda. Sono stagista. Va bene, adesso che avete fatto amicizia, continuiamo a lavorare. Fermi. Una donna si sta avvicinando al marito infedele.
stanno baciando sulla bocca. Ora lui le sta toccando il culo. Adesso le tette. Si stanno spogliando i porcellini. Guarda lì là. Ma aspetta un po'. Nick? Che? Nick? Che è successo? È mia madre! Che cazzo ridi? Sì. Allora, questo clacson, c'è gente che dorme. Ma cosa cazzo dormi che sono le 4 di pomeriggio? Porcellone. Guarda, non ti guardo, ma non voglio neanche sentirti però, Quante volte gli ho detto che non voglio che mangi queste cose in macchina? Perché te... Ciao. E lei che ci fa qua? No, mi ha chiesto un passaggio in stazione, c'ho il treno tra mezz'ora. Ma cos'è questa macchina? Un taxi? È una divisa d'autista questa qua, Nick? Senti, guarda, se ti crea tanti problemi portarmi in stazione, non ti preoccupare, perché ci vado a piedi. Stronzo. No, scusa, che cosa ha detto? Troncio. Scusa, Bella, come ti permetti? Ai ragazzi, non litighiamo, su, siamo grandi e vaccinati. E tu, fai meno il coglione, saremmo già arrivati a quest'ora. Stronzo, coglione. Ma bella educazione che avete ricevuto entrambi. Cos'è? Datemi un calcio in culo, no? Senti, ma chi ti credi di essere? Bella, tu lo sai benissimo chi sono io, sono ragazzi, calmate. Ma va a cagare! Ah, very nice, thank you. Guarda, il treno mio parte tra mezz'ora e non posso perderlo, quindi vado a piedi, basta. Okay. Fammi scendere. Ormai sei in macchina e ti porto io. Tom. Senti, io vado a piedi. Invece andiamo in macchina. Tom, vado anch'io a piedi, faccio due passi così. Prendo... E tu vieni con noi, Nick. Guarda, apri subito, non costringermi ad urlare. Urla pure quanto vuoi, Bella. Ciao ragazzi, da Nick Detective. Come state, people? How are you? Oggi sono qui con il mio compagno, my partner. Stiamo sorvegliando un terrorista dinamitardo pericolosissimo, very dangerous. Vediamo un po', leggiamo qualche messaggio. Non temete per la vostra vita? No, Luca, tranquillo, siamo addestrati per questo. Quanto durano gli appostamenti? Beh, possono durare anche tutto il giorno, all day long, certo. Hai già mangiato? Zia! Cosa c'è? È uscito? Stiamo lavorando! Dai, saluta zio, un bacio, ciao. Ma che stai facendo? Oh, guardate chi si è svegliato, my partner Tom. Saluta Tom. Ma cos'è, una diretta? Sì, è una diretta, mi sa che si è svegliato male, hai fatto un brutto sogno? Spegni questo, Tom. Ma dai, vabbè ragazzi, mi sa che qua devo andare, vi faccio un grande saluto. Dal sottoscala di Via del Pioppo, 14, ci vediamo la prossima volta, we protect you. Ciao. Bravo Nick, hai appena mandato a monte tutta l'operazione. Ma che? No?
Hai detto a tutti quanti dove stiamo? E se l'ha vista anche il sospettato? Siamo rovinati, Nick. Sempre che non ci faccia saltare in aria prima. Ma poi tutta quella gente, cosa credi che succederebbe se venissero qui a salutarci? Ma... Dai. Nick! Dai, Tom, sei troppo agitato. Ma credi veramente che la gente adesso venga qui perché mi ha visto su Facebook? Ah, non può essere! Ciao, Nick! E questa chi era? Ciao Nick, ciao Tom, allora è vero che siete qui? Le tue dirette sono spettacolari, mi piace come fai il tuo lavoro. Ascolta, giovane ragazzo, noi stiamo lavorando, tratta lo specchietto. Ritorno, guarda che cosa faccio. Mandali via, ho detto andate via. Stiamo lavorando. Nicolino. Sì. Ti ho portato il risottino che ti piace tanto. Grazie, zia! Maledetta. Certo che questi appostamenti sono una gran rottura di palle. Lo so, ma dobbiamo farli, ci pagano per questo. Non parlare con la bocca piena, già te l'ho detto, non voglio che mi sporchi la macchina, Ma sei una merda! Una merda! Ma tu questa macchina non la sporchi, fosse l'ultima cosa che non fai in tutta la tua vita. Comunque, è la fortuna che ci sia Mimmo Napoletano! Qua vicino che vende sta pizza, Buonissima, dovresti provarla. Sì, ma non possiamo fare avanti e indietro, avanti tutte le volte per la tua pizza. Nick, questi qui sono pericolosi, hai capito? Non possiamo dare troppo nell'occhio. Hanno più di una ventina di rapimenti alle spalle. Avanti! Ma sei scemo, ti ho appena detto di non parlare con la bocca piena. Ma che è, in cantiere, ci sono gli operai. Ma quale cantiere, che non c'è un cantiere nell'arco di un chilometro? Viene da dietro, dal baule. Andiamo a controllare. Ehi! Mica ti azzarderei a lasciare la tua pizza là sopra, Che non lo sai che l'olio della pizza non se ne va via con i pugni e nemmeno con i calci, Nick? Mangiala, Nick. Bravo Nick, io ti voglio bene. Ma tu chi cazzo sei? Grazie davvero, perché se non fosse stato per voi sarebbero tornati ad uccidermi. I fratelli Karamazov. Chi? I fratelli Karamazov. Come? I fratelli Karamazov. Karamazov? I russi. Loro, sì. Mi hanno tenuto 3 notti e 3 giorni in uno sgabuzzino al buio, imprigionato. Non, senza mangiare, senza bere, senza respirare. C'era un cane che mi abbaiava, non mi faceva dormire. E allora mi chiedevano dei gioielli e ripetevano sempre questa parola segreta. Privit. Di che razza era il cane? Come? Il cane, di che razza era? Un pitbull. Uno schnauzer. Nick! Quante volte ti ho detto che non devi sbattere il baule, che si rompe! Si blocca, cazzo, Nick! Ma
Cazzo, si può essere così, dico io. Così come? Così deficienti. Nick! Non muoverti. Nick, porca puttana, però. Io non so quante cazzo di... Ma tu che cazzo sei? Avevo troppa voglia di vederti. Guarda adesso perché siamo in macchina, altrimenti... Altrimenti? Oh cazzo, tuo fratello! Vai dietro, corri dietro! Vai, vai! Giù! Ho fatto 4 isolati per il tuo cazzo di panino. L'hai trovato? Sì! Ok. Il prosciutto di Parma? Sì. I cassofini GP? Certo. E l'insalatina novelletta? Sì. I pomodoretti secchi? Sì. La mostarda del McDonald's? Non proprio. Non proprio? Questo panino è una merda. Ma come una merda? Una merda. Oh, ma chi è in questo periodo? Niente, un panino di merda, un panino di merda. Ti vedo nervoso. Nervoso? Io? Ma è stato meglio, Nick. Sento un profumo. Un profumo? Sì. No. Un profumo di donna. Di donna? No. Che conosco. Che conosci? Impossibile. Ho capito, ho capito. Deve essermi rimasta attaccata addosso da ieri sera. Ah, vecchio porcone, sei tornato in quel locale di scambisti, bravo, bravo. Dammi un bacio. Oh! No, va bene, no. Quelle cose, falle in quel locale, brutto porcone. Ma hai pucciato il biscotto, hai pucciato. Nick, ieri sera ero con tua sorella. Sì, io ero con tua madre. No. Ero davvero con tua sorella. Io ero davvero con tua madre. Era davvero con me ieri sera. Sì, ero davvero con te ieri sera. Laura, ma che ci fai qua? Sono venuta a riportargli le mutande che ha lasciato da me ieri, va bene? No, Nick, ma sempre così. Ma che ti prende? Sì, è geloso. Ah, geloso! Senti, non puoi fare la merda, te, è geloso di noi. Amore, no, ti prego, no. Ascolta, sarà sempre il mio principe azzurro, il mio fratellino preferito. E ti credo è l'unico? Che principe azzurro! Tu vorresti dirmi che sei stato qui di fianco a me tutto il giorno senza mutande? E dai, Nick, non piangere! Sei proprio uno stronzo. Ma vaffanculo, bro. Laura! Ma guarda che scherza! Ma scherzavo, gli voglio bene a tuo fratello! Laura! Dovessi quelli che faccio io. Ho sognato che all'improvviso due mani puntavano dal nulla per strangolarmi. Le mani che sogno io di solito non mi stringono il collo. Aveva le unghie pitturate di rosso tranne una. E aveva lo smalto consumato. Oddio! Ho tutto lo smalto rovinato! Merda, con quello che mi costa la manicure. E questo che cos'è, Nick? Questa,
semmai, cocco. Senti, bello, eh? Ho chiesto a lui, non a te, eh? Lei è desiderio. Desiderio? Ma chi è? Che cos'è? Rilassati, che a te fa male fare il sonnellino pomeridiano. Dio, le mani! Facci mani in alto! Oh, oh, oh! Non fare maleducato con il mio informatore, la mia informatrice, il mio contatto. Il tuo, lui, Lewy, lui è il tuo contatto. Una donna con la barba, Nick. E vabbè, donna barbuta sempre piaciuta. Ma che schifo, piantatela! Ma non volevi un informatore all'interno del bordello? Uno che conoscesse i giri di prostituzione, di droga. Eccolo, te l'ho trovato! E non c'era nessun altro che potevi chiedere, Nick? Certo che c'era. Allora, avevamo Samantha. Sgualdrina. Tatiana. Bugiarda. Luana. Ladra. Selena. Falsa. Marina. Che noia. E poi c'era lei. Desiderio. Sì. Praticamente perfetta sotto ogni aspetto. E poi costava meno. Dick. Io vi ammazzo. Abbassa quel pistolone. Le nostre fonti dicono che i rapinatori seriali dovrebbero attaccare esattamente alle 13:57. Ma ti rendi conto? Ora rapinano le banche del seme. Ma non sarebbe più semplice farsi una pugnetta a casa e vendere lo sperma? No, perché nelle banche del seme ci sono i semi pregiati. Quelli di gente di successo, imprenditori, cervelloni, artisti. Ormai lo sperma vale più del petrolio. È definito l'oro eiaculato. Quindi io, essendo un uomo di successo, bello e intelligente, ho dell'oro dentro. Infatti sentivo un po' di pesantezza scrotale. Infatti a te pesa la testa, Nick. Perché? Perché sei una testa di cazzo. E senti, puoi evitare di fare quella voce da depravato, soprattutto quando si parla di sperma? Oh. Io sono un depravato, Nick. Quale? Che schifo mi fai, mazza. Senti, ma perché non facciamo un business io e te? Tu sei bello ma stupido, io brutto ma intelligente. Uniamo i nostri due spermatozoi e pum, ne creiamo uno e lo vendiamo. Ma tu stai fuori. A parte il fatto che io non sono stupido, Nick. Tu sei stupido e sei anche molto brutto. E poi uno sperma maschile non si può unire con un altro sperma maschile, idiota. Perché? Perché sarebbe come farlo tra due maschi. E non è il caso. Perché? Perché a me l'uomo non piace, a me piace la femmina, Nick. Perché? Perché è sempre stato così. Perché? Perché sono stato creato così, Nick. Perché? Perché Dio mi ha voluto così. Dio? Perché? Perché Dio ci ha creato tutti diversi. Perché? Perché se no io e te saremmo uguali, Nick. Che schifo. Comunque non ho capito una cosa. Ma lo spermatozoo perché deve essere per forza eterosessuale? Scusa, magari già in fase embrionale è gay. Che ne sai? Ma sei scemo. Lo spermatozoo è la cellula gametica maschile e ha il compito di raggiungere il gamete femminile, cioè l'ovulo, per fecondarlo e creare l'embrione, cioè il bambino. Ma magari lui il gamete femminile non piace. A lui piace un altro spermatozoo. Ma sei omofobo? Senti, nello sperma di un uomo ci sono milioni di spermatozoi come fossero milioni di fratelli. In natura lo spermatozoo è più forte e veloce e corre per andare nell'ovulo femminile. È chiaro. Ce l'hai pure coi fratelli, ce l'hai pure con l'incesto tu. Nick. Mi fai veramente schifo. Io non voglio lavorare con un omofobo razzista come te. Ah sì? E allora sai che ti dico? Che se la metti su questo piano tu sei un assassino seriale. Perché? Perché mi immagino quante pippe ti sei fatto in questi anni ammazzando milioni di poveri spermatozoi pronti a nascere.
E ti dico di più. Li hai soffocati nelle tue calze, sul pavimento del tuo bagno, nella carta igienica, annegati sotto la doccia. Ma ci sai che ti dico? Sei in arresto per l'omicidio di poveri innocenti. Tutto quello che dirai sarà usato in tribunale contro di te. Paura, eh? Senti, ma alzi la voce, perché non si sente un cazzo. No, non posso urlare perché Nick sta dormendo, è il suo turno. E a me non me ne frega un cazzo se sta dormendo, perché passo più tempo con lui che con me. Senti, io sono qui a lavorare, non a divertirmi. E chi me lo dice che in verità non si è spassata con qualcun altro? Laura, è presente la merda? Ecco, tuo fratello lo è molto di più. Io sono rotta veramente i coglioni, non ne posso più. Sei sempre su quella cazzo di macchina a fare chissà che cosa. Laura, Laura, devo riattaccare, mi scappa il sospettato. Guarda, non provare a riattaccare. Nick. Nick. Che succede? Che succede? Ti dico, il sospettato è sulla porta a fumare. Non muovere un muscolo. Paura, eh? Ma con chi ce l'avevi prima? Con Laura. Mi scassa il cazzo, dice che passo più tempo con te che con lei. Ma ci credo, con un bocconcino così chi non ci vorrebbe stare? Nick? Ma ti sei visto? Ma chi è che avrebbe tutto questo coraggio? Hai sentito? Sì. Sento dei passi avvicinarsi. Paura, eh? Laura, ma che cazzo ci fai qua? Te l'avevo detto di non attaccarmi il telefono in faccia. Spray al peperoncino. Cos'hai, paura che t'assalgano per strada? Vabbè, non ci so mai. Ma ti sei visto? Nessuno ha così tanto coraggio. Io l'ho detto anch'io. A quanto pare questo è l'unico pistolone che può puntarmi contro. Puntalo di là, a me non interessa. Adesso voi due mi dite cosa cazzo state facendo qua di notte. Laura, stiamo lavorando. Stiamo sorvegliando Maria la monaca. Ma la monaca la porno sta? No. Sì, sì, no. Ma brutto, porco schifoso. E quindi è così che passi il tuo tempo col tuo amichetto di merda a guardare le porno sta? Allora, a parte il fatto che questo amichetto è tuo fratello, no? E poi questa Maria la monaca è dietro un giro di droga molto importante, capisci, no? Avevi detto che stavi sorvegliando un sospettato, non una porno star, un maschio. Ma un sospettato è un termine tecnico, vero Nico? Un termine tecnico. E poi non è solo dietro un giro di droga, ma anche di prostituzione molto importante. Pure? Sì. Quindi è così che passi del tempo aspettando le puttane. Ma non è proprio in un certo senso. Adesso ho capito perché ho messo il tuo vestito più bello. Vabbè, ma io mi vesto sempre bene, Laura. Se questo è il tuo vestito più bello, non voglio pensare al peggiore. Allora, senti, ascoltami. Senti, ma chi è questo modello? Questo modello, questa giacca, Laura, questi pantaloni. Sono stati fatti da dolce da mattina, nel momento che facevano anche la cosa. E allora, ma che bei bocconcini che ci sono qua, eh? Allora, ci divertiamo un po' insieme o vi divertite da soli? Allora, no. In realtà noi stiamo lavorando in questo momento, no? Facciamo un bel giro di giostre insieme. Hey lady, we working here, working. Sì. Faccio lo sconto con i tiri. Senti, ma oh, ma io lei la conosco. Ti sbagli? Pure. No, ti dico di no. Ma sì, ma certo, ma che lei è la Laura l'infuocata. Ma certo. Infuocata. Ti devo ancora il resto dell'altra sera, bellina, glielo dai? Pure. Trattameli bene, Stellina. Arrivederci. Laura, mi sa che tu mi devi qualche spiegazione, eh? Laura? Lauretta? Laura? Dove è andata? Laura! Laura!
Porotalco, Porotalco, dove cazzo sei? Porotalco è in mano il giro di spaccio di droga più grande della città. Ne parlano tutti, tutti lo sanno, ma nessuno ha il coraggio di fare niente. Ed è per quello che hanno chiesto aiuto a noi, vero Nick? Certo. Vero, sì, è vero, è vero, è vero. La polizia non riesce a prenderlo e chiede aiuto a noi. È tutta colpa loro. È colpa loro, è colpa loro, è colpa loro. Io lo dico, è colpa loro, oh, è colpa loro. Che cazzo ti prende? Niente. Non mi prende niente, perché? Niente. Prendi niente, sto bene. Mi fa ridere questa cosa, la polizia che chiede aiuto a noi. Mi fa ridere. A noi due, capisci? Vabbè, io non lo trovo per niente. È molto divertente, Nick. Capisci? Loro che chiedono aiuto a noi. Loro che chiedono aiuto a noi. Ho capito, ma sei Borotalco. Borotalco! Mi fa ridere questo nome. Mi fa ridere. Si chiama Borotalco perché spaccia cocaina. Se avesse spacciato petardi l'avremmo chiamato, non so, Micetta. Ah! Ma te ne immagini? Ehi tu, lavora la tua micetta, prendi la mia micetta, lavora la tua micetta, ti do la mia micetta! La micetta! Eccolo qua, il mio uomo! Tieni, e falla durare di più stavolta, eh. Zoe. Uomo. Oh. Ma quello era Borotalco! Sì, Nick! E questa è coca! Sì, Nick! Cazzo, se ci beccano i poliziotti siamo fottuti! Molto meglio. Ehi! Pulisci qua. Ma si vede? Non mi dai le manoni che non sai, munimi, amosi. Oggi guido io. Che cazzo dici? Dai, fammi guidare una volta. Ma stai scherzando, Nick? Capito, guidi sempre tu. Gli inseguimenti li fai tu, fai tutto tu. L'altro giorno quasi ammazzi una vecchietta. L'ho ammazzata, per lo spavento gli è venuto un infarto. Appunto, sei in pericolo. Dai, fai guidare me, dai, ti prego, dai una volta. Ok. Che cazzo fai? Scendi. Vengo al tuo posto. Nick, se tu scendi Tony Manero ci scopre, addio pista della droga. Ah? Eh? Cazzo, hai ragione. E come facciamo? Ci scambiamo posto da dentro. E come? Allora, quando io dico ok, tu dal tuo posto vieni al mio e io dal mio vengo al tuo, ok? Che cazzo fai? Ho detto quando io dico ok, io dal mio vengo al tuo e tu dal tuo vieni al mio, ok? Ma che cazzo fai? No, hai detto ok, hai detto di venire, quando ti hai detto ok... Ho detto quando io dico ok, tu dal posto tuo vieni al mio, io dal mio al nostro e dal nostro al tuo. E lo... Ok. Ecco. Nick, aspetta. Cosa state facendo? Non è come crede! Siete degli schifosi. Aspetta, in giro è pieno di cantieri da guardare, perché non si fa un bel giretto? Forza, circolare! Dovete vergognarvi! Sì, va bene, Nick, torna al tuo posto, cazzo! È schifo. Allora... Ho un'idea. Allora io sto tutto davanti, tu mi passi da dietro e io vado di là, ok? Ok? Dai. Allora. Piano! Oh, Nick! Sbrigati che mi sento minacciato dal cambio! Dio del cielo! Che cosa state combinando? Oh, sorella, non è come credo! No, è molto peggio in realtà! Pervertiti esibizionisti! Andate all'inferno voi! E mi sa che è meglio di così, io credo, no? Io chiamo i carabinieri! Aspetti, le possiamo spiegare! Io le faccio ritirare la patente, lei non potrà più guidare nessuna autovettura. Vabbè, tanto guida sempre lui. Sti cazzi. Li faccio vedere io adesso. Che schifo. Arrivederci. Che schifo. Mamma mia. Che schifo. Che schifo. Nick? Questa idea è stata proprio una stronzata. Allora, riprendiamoci i nostri posti. No. Quando io dico ok, tu dal tuo posto vieni al mio, e io dal mio vengo al tuo, ok? Ma che cazzo fa? Nick? Tutto ok?
natives, them no welcome. No, 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 no. Oi, Speed Ranza, Speed Ranza. Need on the ground criminal, put your hands up. Speed Ranza, Speed Ranza. Killers and thieves, them a get no sponsor. Don't run. Speed Ranza, Speed Ranza. Me can't do them, I go take you the dancer. Speed Ranza, Speed Ranza. The cheese you go rip on answer. Speed Ranza, hold up, put your hands up. Criminal get no sponsor. Hands up, please. Anything where you do, you have to answer. Crime scene crowded like dancer. Me can't damn them, search and detect. Don't enough damn be in trouble in my make. Low profile, till I suspect. Roadblock, even Pablo get checks. Speed Ranza, Speed Ranza. Nina on the ground, criminal, put your